Mario, dietro abbiamo il rifugio del il ghiacciaio dei forni. Come te lo ricordi? Tu l'hai visto anche anni addietro, com'era questo ghiacciaio? Sì, forse uno dei primi viaggi che ho fatto in questa valle l'ho fatto con un polmino di amici nel 1960, e prima di venire a fare questa gita mia moglie, che è un po' la mia segretaria, mi ha trovato una foto di quei tempi e veramente adesso guardando su è sparito, non dico metà ghiacciaio, ma quasi. E ho trovato proprio un'altra valle. Sempre è comunque un grande ambiente. È un grande ambiente veramente, e mi fa onore essere qui con voi, anche perché dal 60 adesso ne sono passati di acqua sotto i ponti e sono molto contento che mi avete invitato a fare questo viaggio e ricordarmi questi posti. Non è che io queste zone le ho frequentate tantissimo perché avevo altre ambizioni, non perché queste non sono delle belle montagne, però avrei mai pensato a 80 anni di tornare su questo posto, insomma, e questo per me è un onore. Rivedere anche i reperti della guerra, così, che effetto ti fa? Io per fortuna la guerra non l'ho fatta, però io ho perso dei zii in Russia, e i miei fratelli hanno fatto i primi due, tutti e due, 5 anni di guerra, e hanno avuto la fortuna di tornare, però camminare in questi posti, adesso con gli zaini crediamo di fare chissà che, ma quello che hanno fatto i nostri soldati è niente quello che stiamo facendo noi a loro confronti, proprio è niente, proprio niente. Io mi sento proprio nulla, crediamo di essere alpinisti, ma quelli erano i veri alpinisti.